Io ho una storia, diciamo, non lineare nella musica. Ho cominciato come molti perché c'era un pianoforte della nonna a casa. E poi, sinceramente, non mi ricordo esattamente. Quanti anni avevi? Avevo 8-9 anni, forse 10. No, credo 8-9 perché a 10 sono entrato, ho fatto la missione in conservatorio dove. Tra l'altro ho conosciuto nel giorno dell'esame d'ammissione Mario Mariani. Ci siamo conosciuti lì, avevamo 10 anni. Quindi fai la missione al Al conservatorio conservatorio mi e da lì prendono parto. per ripescaggio, perché funzionava che tiravano una riga, questi venivano presi, gli altri erano idonei, poi c'erano i non idonei, io ero idoneo però sotto la riga, mi prendono. Però le cose si mettono. Cioè, il mio insegnante era convinto che, siccome sono mancino, i mancini secondo lui non potevano suonare il pianoforte, per cui mi manda via dal conservatorio in terza media. Quindi a 13 anni sono libero. E questa è stata un po' anche la mia fortuna, se vogliamo. Ti ha Perché. permesso di esplorare altri Sì, territori e anche di fare altre di esperienze. non rimanere legato a comunque un insegnante che aveva diciamo una mentalità e un modo di insegnare molto, molto, come dire, anche, voglio dire, Con dei diciamo, confini. con dei confini molto definiti, diciamo, abbastanza stretta era la strada che proponeva. Mario Mariani, per esempio, che aveva pianisticamente molto più talento di me, cioè aveva un orecchio pazzesco. Lui, diciamo, da questo punto di vista, non so se dire, è stato più sfortunato perché non l'ha mandato via. No, però a parte gli scherzi, io sono rimasto fuori. Diciamo che ho lentamente messo una pietra sopra al fatto che avrei fatto il musicista professionista e mi sono divertito moltissimo. Ho continuato a suonare con Mario. Ma tu hai fatto anche altri studi oltre al Ho studio di fatto il musica? liceo, poi mi sono iscritto a composizione, e anche lì più per gioco. Devo dire che il mio insegnante, quello che sosteneva che non potevo suonare pianoforte, mi aveva detto: ma perché non ti iscrivi a un altro strumento? O a composizione, come se fossero tutti equivalenti, no? Mi dice: perché non ti iscrivi a tromba, visto che. Hai fatto altri studi al di fuori della musica e ti sei rientrato nella parte accademica La dello parte studio accademica come come composizione. Quindi composizione. il fatto del pianismo, tu. Ah, il pianismo è stato una cosa. Sono stato praticamente autodidatta fino a 23 anni. Autodidatta, poi avevo in conservatorio per composizione c'è una materia che si chiama lettura della partitura, dove ho conosciuto un maestro con cui devo dire avevo un rapporto anche molto bello, che era Alberto Barbadoro, che è scomparso qualche anno fa. E che mi ha fatto, diciamo, scoprire un sacco di cose e soprattutto mi ha lasciato libero di leggere quello che volevo, magari anzi provocandomi, facendomi leggere delle cose che probabilmente non ero in grado di fare, tipo, che ne so, Stravinsky. Però comunque io non ho mai pensato di fare pianista, fino a ben oltre, perché poi a 23 anni per caso ho conosciuto tramite un amico ho conosciuto un altro maestro di pianoforte, che è Gianni Valentini, che è un amico carissimo adesso, che in 3 anni mi ha diplomato. Cioè, ho fatto in 3 anni il corso di 10, diciamo, Io mi ricordo compresso. di te come rock and roller in qualche Io maniera, no? Proprio, ah, pestatore, vai, vai, grande energia, rompevo così. le corde, Sì. rompevo i tasti, spaccavo pianoforti elettrici, spaccavo anche quelli acustici. Infatti, a ripensarci, adesso sono diventato un damerino. Non dico le parolacce, però È musica ciò che tu ti predisponi ad ad ascoltare ascoltare come come musica. musica. Infatti, la cosa di vedere un pianista che sta per iniziare, tutti che stanno con le orecchie tese, ti porta a iniziare a sentire, a cambiare la tua percezione, diciamo, la tua disposizione nei confronti dei suoni. Per cui poi magari, siccome questo non comincia mai, inizi a sentire i suoni e
e automaticamente li metti insieme, li organizzi, no? Però vuoi il pezzo virtuosistico? No, io te l'ho buttata lì, poi sentiti te di fare quello. Siccome sei un percussionista, ti ho fatto una cosa... Percussionistica col tempo dispari. Tempo dispari, però con molti tempi dispari sovrapposti. Sì. Ti senti più compositore o pianista? Suonare e scrivere musica è la stessa cosa. Cioè, ma neanche due aspetti diversi, Perché sai, con la estrema specializzazione a cui siamo arrivati, sono considerate che carriere distinte. Specialmente nel campo, diciamo, della musica cosiddetta mm-hmm. colta, dove se mi consideravano o pianista, che però si scrive anche, oppure quando mi presentavo come compositore, sì, ma lui è un pianista. Cioè, ero sempre la persona sbagliata nel posto sbagliato, cioè, avevo sempre il ruolo... perché ti dicevano, poi comunque se si vogliono fare troppe cose si fanno male. Nel Novecento si è queste due carriere che prima erano assolutamente normale, assolutamente. Avere musicisti, esecutori e compositori, diciamo, avere due ruoli era normale, che un direttore d'orchestra, un compositore fossero anche esecutori. Invece adesso è diventato... Però nel jazz questa cosa non è mai successa. Nel jazz, oltretutto, si parla anche di composizione in tempo reale, detta volgarmente improvvisazione, che secondo me il termine è riduttivo, perché sembra che sta buttando su qualcosa. No, in realtà... Nel jazz invece è una cosa normale. È proprio una cosa tipica della musica, diciamo, dell'avanguardia, o della musica comunque di ricerca di ambito colto, specialmente della seconda metà del Novecento. È difficilissimo trovare un esecutore... che sia anche compositore. C'erano anche dei casi limite, non so, per esempio Yannis Xenakis, che sosteneva che non potevi fare compositore se non eri almeno matematico o architetto o perlomeno ingegnere. Molti compositori ci godevano di questo, cioè, addirittura i compositori godevano ad avere poca gente. Ma sì, perché diventa una forma che tu... Ma è una forma di che tu ti riconosci nella comunità in cui gli altri non entrano, per cui se ti senti un eletto, anzi, ti rompe le scatole se per caso il tuo concerto, Dio mio, c'è gente, non mi hanno menato, avrò fatto peccato, no? Ti senti quasi in dovere di andare a confessarti. Io mi ricordo che fino a metà degli anni 90 questa cosa era così. Mi ricordo i concerti di Macerata Nuova Musica, quelli organizzati da Asco Danibio, grandissimo musicista, contrabbassista, improvvisatore, compositore, insomma un musicista totale, che però erano delle rassegne estreme in cui c'era veramente 20 persone, andavi e ti contavi, c'era sempre quelli. Sempre quelli poi, sì. Ma devo dire che ultimamente sono stato a un concerto dove suonavano anche una cosa mia, a Venezia, alla Fenice, era un concerto un po' estremo, erano 37 prime esecuzioni, per cui un concerto veramente di musica contemporanea. Musica bellissima, tra l'altro, però eravamo in 60, tra pubblico. Quando scrivi musica, c'è una differenza tra musica che scrivi per essere proprio musica a sé stante e musica che scrivi per immagini? Sì, profondissima. Raccontaci. Cioè, fermo restando che secondo me ognuno vive la musica un po' anche a modo suo, ovviamente, però alla fine le modalità di intendere, di percepire la musica non sono tantissime. Per me il suono e la musica è un caso particolare del suono, no? Però tutto il suono e la musica in particolare sono sempre legate a un'immagine, anche quando scrivo musica, tra virgolette, pura. Quindi sinestesia? Sì, cioè io ho bisogno di aiutarmi con un'immagine. Se chiudo gli occhi, immagino un suono, immagino anche un qualcosa, una circostanza che possa in qualche maniera aiutarmi a capire il suono, a dire questo suono, aiutarmi a capire cos'è che sto provando, no? Però quando devi scrivere per l'immagine,
quel punto è come quando devi scrivere, cioè scrivi per una finalità, come se dovessi scrivere una musica che deve far ballare, tu devi avere il tempo, devi avere sì, assolutamente un tactus, un beat chiarissimo, perché se no, se la finalità è quella e le persone non ballano, hai sbagliato, no? Hai sbagliato, certamente. E quando lavori per un film devi immaginare, io mi impongo sempre quando devo cominciare, metto le immagini, o se non le ho, se ho la sceneggiatura, cerco di immaginarmi come l'inizio del film, e penso di essere in sala e penso cosa vorrei sentire su queste immagini, che musica vorrei sentire se fossi uno del pubblico, per dire, posso dire qualche parolaccia, cazzo, è un attacco meraviglioso, no? E cerco di fare questo, oppure comunque una cosa spiazzante, però comunque mi metto sempre, diciamo, al servizio del risultato finale. Certamente. Non al servizio delle immagini, perché a volte uso le immagini al servizio mio, però il risultato finale deve essere una cosa indissolubile. Dunque, finora ti è capitato di scrivere musica per immagini quando tu hai avuto già del materiale, o ti è capitato di farlo anche a rovescio? Perché, cioè, sai, di lavorare sulla sceneggiatura? Sì, sulla sceneggiatura, o senza sapere senza che cosa, sapere c'è cosa sarebbe. Sì, perché ci sono un sacco di procedimenti, per chiarirti. Mi è capitato di tutto, mi è capitato di lavorare sulla sceneggiatura senza avere il film. Mi è capitato di avere un film finito con una musica di lavoro, finito, montato con la musica di lavoro, e di rifare completamente la colonna sonora da zero, e di cambiare il film, diciamo di fargli fare una capriola, e anche il gusto di poi di mandarlo al regista che non aveva più notizie e si stava iniziando a preoccupare, e grazie alla tecnologia il regista stava a Monaco e io ho visto la sua faccia quando ha messo su le musiche e vedevo che rimaneva, che non si aspettava, a lui aveva pensato completamente diverso e gli avevo cambiato il cielo. Oppure mi è capitato di scrivere una musica in cui avevo anche delle immagini, però la sceneggiatura non andava bene e la continuavano a rifare di continuo mentre io continuavo a lavorare, per cui io facevo una musica che forse non sarebbe andata bene nel film finito, cosa che poi si è verificata. Ho lavorato anche a vuoto, insomma, in questo certo senso. La mia cultura cinematografica me la sono fatta insegnando. Sai, questa hai detto una grande cosa, che cioè molto spesso per spiegarla devi capire, sì, devi spiegandola capire. La capisci più anche. Ma io credo di aver cominciato a fare le colonne sonore perché ho insegnato all'università, cioè perché mi sono appassionato a questa cosa qui e ho capito un po' di dinamiche, mi è venuto voglia, ho capito cosa funzionava, cosa non funzionava, se no non mi sarebbe venuto, ma che cazzo, chissà cosa c'era nella testa anche. Ho capito che tanto ti ritrovi nella vita sempre a fare in assoluto quello che avresti pensato di meno di fare, che ti sorprende sempre, no? Cioè, io fino a 20 anni e 22 ho detto, ma è pianista, figurati, poi magari ti fai il pianista. Poi rispetto anche a molti miei compagni di Ventura che facevano pianisti, hanno smesso, io continuo a fare pianista. Facci sentire qualcosina, quello che ti pare. Visto lo strumento... Visto lo strumento che è, lo so, un pianoforte a coda. Una cosina che avevo scritto, che in realtà era un'improvvisazione, nasce da un'improvvisazione, ero a casa di un amico e avevo fatto un temino che si accorciava. Cioè ogni volta c'era una nota in meno, no? E che poi mi era venuto in mente che questa cosa poteva e poi questo temino doveva finire in una colonna sonora di un film che non è stato mai girato, di un regista polacco con cui ho collaborato e, insomma, con cui collaboro, che si chiama Michał Kozakowski, che era un film, era un horror in cui però era ambientato in un villaggio del sud della Polonia sperdutissimo, dove lentamente a un certo punto c'era una festa, c'erano gli antropologi andati lì a fare un certo esperimento,
succede che c'è questa festa, durante questa festa c'è un'orchestrina zigana che suona questa melodia e succedono, c'è una carneficina ovviamente. E poi il film non è stato girato, mi è rimasta la musica e l'ho arrangiata per un sacco di strumenti di situazioni diverse. Sì, ve la suono? Sì. Quali sono i tuoi progetti nell'immediato? A cosa stai lavorando? Nell'immediato ho dei progetti che mi terrorizzano. Il primo è un concerto a Firenze con l'Orchestra del Maggio, diretta da Ryan McAdams, un direttore americano giovane, bravissimo tra l'altro, dove però sono nella doppia veste di pianista e compositore, perché suoneranno un mio concerto per pianoforte e orchestra e arpa a bicchieri o glass armonica, uh-huh. Con il sottoscritto al pianoforte. Ci sto lavorando in questi giorni, per cui sono in una fase, diciamo, tra l'ansiogeno e il fibrillante. Poi ho una serie di concerti come pianista, dove, con musiche sia mie che di repertorio. E poi ho un'opera in cantiere su un soggetto particolarmente complesso e anche, diciamo, sensibile, che è la storia di un ragazzino
italiano, ebreo, deportato e che ha lasciato, diciamo, ci ha rimesso la vita, insomma, a Birkenau. Ed è un progetto del teatro di Ravenna, del teatro Alighieri con i teatri dell'Emilia Romagna, su libretto di Guido Barbieri. Poi ho un concerto in cantiere per viola, pianoforte e orchestra, che sarà eseguito in Polonia a novembre dell'anno prossimo, e che sarà un concerto speculare, cioè dove vorrei lavorare su delle formazioni speculari e anche su dei temi speculari. Tu stai ancora riprendendo, per cui adesso basta. Potrei dire delle cose anche che potrebbero essere usate contro di me.